Ragazzi, dobbiamo parlare. Non voglio fare lo stesso errore del padre di Dahmer che non parlava con il figlio e poi... Guardate cosa è successo. Sto infognatissimo con quella serie. Perché sto ascoltando sempre più spesso una storia, e cioè che la Russia sta crescendo, non è in crisi, al contrario di noi che stiamo subendo un sacco di rincari, inflazione, eccetera, eccetera. Quindi cerchiamo di fare un po' di chiarezza su questa situazione e vediamo chi sta, tra virgolette, vincendo la guerra economica tra Europa e Russia. Benvenuti su WhatsApp Economy. Questo racconto che abbiamo citato può essere riassunto come una sorta di bias. Ora, non so precisamente come si potrebbe definire questo tipo di bias, ma potrebbe essere riassunto con altri diversi bias messi insieme, come ad esempio quello di selezione, quello di conferma. Insomma, tanti elementi per cui ci fanno percepire tantissimo i nostri disagi, perché li viviamo direttamente dall'inflazione al costo dell'energia, eccetera, eccetera, mentre cose lontane, come ad esempio l'economia russa, non le percepiamo nella maniera corretta e quindi le sottovalutiamo e di conseguenza percepiamo come l'economia russa stia diventando sempre più resiliente alle nostre sanzioni. Ecco, però, come vi dimostrerò, non è così. E addirittura stiamo vivendo una sorta di paradosso per l'economia russa, in quanto se Putin e la sua propaganda danno un certo messaggio per cui stanno crescendo, è tutto bene, non c'è nessun problema, è l'Europa che deve pagare, eccetera, eccetera, dall'altra parte la banca centrale russa, attraverso i report, disegna un quadro economico non poi così troppo confortante. Ecco quindi che in uno stesso paese lontano da noi ci sono due voci che si contrastano, però ovviamente quella più forte è quella di Putin, che fa molta più risonanza e fa più scalpore. Però noi, da bravi appassionati di economia, dobbiamo vedere a quello che ci dicono i report delle istituzioni finanziarie e internazionali. Quindi facciamo questa benedetta analisi. Ora, la situazione economica in Italia, ma anche in tutta Europa, la conosciamo abbastanza, e cioè un'inflazione che sta raggiungendo la doppia cifra, anche se alcuni stati l'hanno già raggiunta, dei costi energetici molto elevati, un dubbio sull'inverno e sulle scorte di energia che ci possono far oltrepassare l'inverno, prodotti anche alimentari, insomma un po' tutto il carrello della spesa che sta aumentando di costo, e un'economia globale che sta iniziando a rallentare. Ad esempio, l'ultimo report del Fondo Monetario Internazionale che è uscito qualche giorno fa prospetta per l'Italia, ad esempio, una crescita negativa per tutto il 2023. Ecco quindi che se venivamo da, ad esempio, il 2021 come un anno molto positivo, il 2022 si prospettava come un anno positivo, ma poi è rallentato a causa della guerra, nel 2023 molto probabilmente ci sarà una decrescita economica. La situazione non è affatto facile, come abbiamo spesso ricordato in altri video. Ci sono scelte difficili da prendere che si intrecciano anche con decisioni di lungo periodo, come ad esempio quelli sul climate change. Quindi, insomma, la situazione non è assolutamente facile. Ci sono pressioni dall'estero e anche ingerenze, se vogliamo, da un punto di vista politico, che pian piano si stanno facendo sempre più lampanti anche da parte della Russia. Il punto fondamentale è che voglio comunicare in questo video anche che la situazione è difficile, ma la cosa importante è non prendere scelte avventate, scelte azzardate, che potrebbero peggiorare ulteriormente la situazione economica. Basta guardare al Regno Unito, con una crisi della sterlina e anche del sistema finanziario a causa di scelte economiche da parte del governo non troppo lungimiranti. Quindi bisogna tenere la barra dritta, fare delle scelte solide e non avventate, in modo tale da resistere a questa decrescita economica ma non mandare tutto a ramengo, ok? Ecco, ma la Russia a livello economico è in una situazione migliore o peggiore rispetto all'Europa? Ovviamente tutto parte dall'invasione della Russia nei confronti dell'Ucraina a fine febbraio, e da lì sono partite una serie di sanzioni economiche dall'Europa verso la Russia. Ovviamente anche la Russia ha risposto con ulteriori sanzioni economiche. Abbiamo già commentato quelle sanzioni, abbiamo già detto a febbraio che nel breve periodo non sarebbe successo molto, in quanto le sanzioni storicamente non hanno avuto grande efficacia. E addirittura, proprio in quel periodo, anche diverse analisi prevedevano un crollo del PIL della Russia nel 2022, pari addirittura a chi stimava il 10, il 15 o il 20%, con tassi di inflazione estremamente elevati.
Ecco, ora, dopo 8 mesi, riusciamo a capire in realtà che le cose sono messe in una misura migliore rispetto a quanto previsto, ma ancora abbastanza preoccupanti. Infatti ricordiamo come all'inizio si discuteva tanto del tasso di cambio del rublo in confronti del dollaro, che si era svalutato tantissimo, e inoltre c'era anche la banca centrale che era intervenuta ad aumentare i tassi di interesse. E in quella situazione sembrava che l'economia russa stava soffrendo tantissimo. Ecco che in realtà, proprio grazie all'intervento della banca centrale russa e anche da parte di politiche fiscali, la situazione si è man mano andata migliorando rispetto al primo momento. Infatti l'inflazione subito dopo sta rientrando verso valori tra virgolette normali, anche se in realtà ancora abbastanza alti, e allo stesso modo anche i tassi di interesse stanno diminuendo e anche il tasso di cambio ha ripreso valori meno preoccupanti. Tutto ciò è stato possibile anche alla grande bilancia commerciale e al grande potere di spesa pubblica della Russia, che avevamo già analizzato in quel video dove parlavamo proprio delle sanzioni. Ecco quindi che grazie a questi interventi siamo passati da una previsione del PIL russo per il 2022 pari al meno 10% all'attuale, secondo il Fondo Monetario Internazionale, meno 3,4%, quindi molto inferiore rispetto alle previsioni. E anche per il 2023 in realtà la decrescita del PIL si attesta al meno 2,3%. Quindi direi di sfatare il primo mito, e cioè, considerando il PIL, l'Europa crescerà molto di più rispetto alla Russia sia nel 2022 che nel 2023, e anche l'Italia, nonostante la piccola decrescita nel 2023, avrà una situazione economica migliore rispetto a quella russa. Quindi le sanzioni stanno avendo un effetto minore rispetto a quello del previsto, ma comunque stanno mettendo in difficoltà l'economia russa. In tutto ciò bisogna anche chiedersi, ok, gli interventi della Russia hanno mitigato il declino economico che ci si aspettava all'inizio, ma a quale prezzo? Il prezzo è che se prima dell'invasione l'economia russa era molto dipendente da gas e petrolio, dopo l'invasione l'economia russa è diventata ancora più dipendente da gas e petrolio, e quindi sostanzialmente diventando ancora più fragile. Come ci dice la stessa banca centrale russa, l'economia sta subendo un grande shock sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta, e questo ovviamente ha peggiorato la condizione economica del paese. Inoltre molti degli aiuti che sono stati erogati dallo Stato a imprese e cittadini derivano soprattutto dai proventi derivanti dal gas e del petrolio, e come sappiamo prima o poi l'Europa si staccherà, come pian piano sta già facendo, dalle importazioni di gas e petrolio russo. Insomma, l'economia russa si troverà sempre più isolata. Aggiungiamoci anche il totale isolamento da diversi import molto importanti, non solo per il settore tecnologico russo, ma anche ad esempio quello agricolo, su cui l'economia russa si fonda molto. E quindi sostanzialmente cosa succede? Succede che il potenziale di crescita dell'economia russa, se prima era ad un certo livello prima dell'invasione, dopo l'invasione è diminuito tantissimo. Infatti secondo alcuni analisti il livello di PIL che la Russia raggiungerà nel 2030 sarà pari a quello del 2021. Quindi se all'inizio pensavamo che le sanzioni potessero dare un grande impatto all'economia russa, in realtà quello che sta succedendo è che l'impatto sarà minore ma più prolungato nel tempo, sostanzialmente diminuendo le potenzialità di crescita del paese nel lungo periodo. Ecco quindi che se l'Italia dopo il 2023 dovrebbe ritornare a crescere, perché si spera si dovranno risolvere i problemi energetici e quindi ritornerà a crescere normalmente passato questo periodo di crisi, la Russia invece dovrà subire le sue scelte per lunghi anni a venire. Inoltre facciamo attenzione a non farci ingannare da alcuni dati che magari qualcuno propaganda riguardo l'economia russa, come ad esempio il tasso di disoccupazione, che possiamo vedere effettivamente che è molto basso all'interno della Russia. Questo ci potrebbe far pensare, bah, ok, il tasso di disoccupazione è basso, quindi almeno loro stanno lavorando. In realtà questo, se vogliamo, è un false friend, se vogliamo dirla all'inglese, e cioè nel senso che
Potrebbe sembrare una notizia positiva, ma in realtà è negativa, in quanto le imprese, non potendo far arrivare tecnologia nuova da parte di paesi esteri, cosa fanno? Semplicemente, al posto di comprare capitale per rinnovare il proprio comparto produttivo, assumono persone. Quindi sì, il tasso di disoccupazione è basso, ma in realtà rispecchia un'economia arretrata, non un'economia in crescita e in via di sviluppo. Spero che attraverso questo video vi abbia dato un quadro generale della situazione. Sì, l'Europa sta vivendo un momento difficile, probabilmente tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 inizierà una recessione per l'economia europea e soprattutto in Italia, ma dall'altra parte la Russia sta vivendo momenti peggiori in un'economia già in recessione e che potrebbe avere un potenziale di crescita molto più basso rispetto al pre-invasione per molti anni in futuro. Insomma, io non vorrei assolutamente essere un cittadino russo, però se voi preferite il governo democratico di Putin, beh, credo che qualche volo dalla Turchia sia rimasto. Detto questo, io vi ringrazio, vi ricordo che se volete avere della formazione finanziaria ci sono i miei corsi di finance coaching dove vi insegno praticamente a gestire i vostri risparmi. Link in descrizione se siete interessati, c'è anche una videochiamata gratuita per conoscerci e per capire come possiamo essere utili. E niente, ringrazio gli abbonati che mi sostengono in questo progetto e noi ci rivediamo al prossimo video. Tenetevi pronti che tra un po' arriverà un video sul fascismo. Sento già la croccantezza. Alla prossima!